Allora, Stefano Beraldo, buongiorno. Io per prima cosa vorrei capire che cos'è una catena di vendita, una catena della grande distribuzione di abbigliamento, come siete organizzati. Lo chiedo perché spesso si vede il punto finale, cioè il negozio, ma non si vede poi tutto quello che c'è dietro. Se brevemente ci può raccontare questa organizzazione, poi entriamo in altri argomenti. Beh, si tratta di un business verticale a tutti gli effetti. Si parte con l'ideazione di un assortimento, possiamo chiamarlo collezione, singolo prodotto, assortimento. Si fa un lavoro di analisi, di sviluppo, spesso di disegno, di modellistica. Ovviamente ci si ispira a quello che il mondo ci offre, si disegna, si compra, si modifica. Poi si va a piazzare degli ordini presso fornitori sparsi in giro per il mondo, si controlla la qualità, prima ovviamente si controlla la qualità dei fornitori, quindi ci sono delle regole di compliance estremamente rigide, tra l'altro essendo anche grandicelli noi abbiamo un'attenzione particolare ed essendo molto esposti al bambino una super attenzione perché possiamo immaginare quanto sia attenta la mamma quando si tratta di valutare la qualità dei capi che vanno a contatto con la pelle di un neonato. Quindi c'è un grande processo di controllo fornitori, c'è un impianto di nostre persone in giro per il mondo a fare controllo di qualità, a fare merchandising, i prodotti vengono campionati, vengono controllati o nei paesi di produzione o in Italia, a seconda delle situazioni. Se superano i test di qualità specifici di volta in volta per quanto riguarda l'utilizzo di materiali e per il fitting, quindi il capo deve essere bello, deve essere coerente con quello che era il disegno originario e deve essere anche fatto con gli accorgimenti tecnici necessari, vengono poi importati qualora la produzione, come succede nella maggior parte dei casi, dato il nostro posizionamento di mercato value, quindi prezzi accessibili, vengono importati in Italia. Sottoposti quando e se necessarie ulteriori prove di qualità, ma normalmente queste vengono fatte prima, portati in un magazzino centrale, distribuiti in gran parte ai negozi e poi post distribuiti a seconda degli andamenti di vendita, che possono essere diversi dalle previsioni, e purtroppo di recente sono stati molto diversi dalle previsioni, visto che i negozi si sono addirittura dovuti fermare, vengono evidentemente venduti o nei negozi fisici o attraverso il sito e-commerce o a dei siti internazionali e-commerce, quindi a dei marketplace, a seconda, vengono resi quando necessario, vengono sostituiti, vengono spesso raccolti anche a livello di riciclo e reimmessi sotto forma di materie prime di nuovo in circolo. Parliamo di un business quindi fatto di verticalità, perché tutte le problematiche che ha qualsiasi azienda di moda noi ce le abbiamo, nel senso che siamo a volte erroneamente chiamati distribuzione, come se noi comprassimo e vendessimo. Purtroppo, diciamo purtroppo per la quantità di attività che dobbiamo presidiare, è un po' più complesso. Noi ideiamo il prodotto e lo vendiamo. In una rete di 1.700 negozi, noi, ma diciamo il tema che lei mi ha posto riguarda le catene, quindi N negozi, di cui assumiamo i dipendenti, naturalmente sono nostri dipendenti, noi ne abbiamo 7.500 diretti, altri 1.500 sono dipendenti dei nostri partner, che sono dei franchisee in tutta Italia e all'estero, abbiamo circa 600 negozi all'estero, gli altri sono in Italia. Quindi paghiamo stipendi, aspettiamo la cassa integrazione che non è arrivata, anche se è stata ovviamente disposta, la finanziamo con i nostri mezzi, per fortuna abbiamo potuto riaprire i negozi e quindi siamo riusciti almeno il mese di maggio a pagare noi la cassa integrazione. Abbiamo degli affitti, abbiamo dei negozi in affitto, quindi le grandi metriche sono produciamo, sviluppiamo e produciamo in fabbriche di terzi. Abbiamo centinaia di fornitori di cui controlliamo assiduamente la qualità.
gestiamo negozi che non sono in proprietà ma sono in affitto, qui paghiamo canoni agli immobiliaristi, e questo è un tema molto importante, non infatti so dopo ne parliamo, portarlo, e paghiamo retribuzioni a dipendenti fuori nel territorio, nonché 700-800 persone in sede a fare marketing, ricerca, sviluppo di prodotto, qualità, controllo commerciale, disegno, modellistica, eccetera. Ok, allora ricordo che OVS ha un fatturato grosso modo di 1,2 miliardi, giusto per dare le grandezze. Il tema degli affitti è stato un tema molto importante di cui si è molto dibattuto in questo periodo in Italia, perché i negozi erano chiusi ma gli affitti sono stati molti, la gran parte dei proprietari hanno chiesto il pagamento degli affitti, ci sono stati pochi accordi di moratoria, diciamo, su questo tema. Prima di entrare nel merito di questo, però, siccome in questo periodo ci sono stati annunci da parte dei grandi gruppi del fast fashion, anche se so che voi rifiutate la parola fast fashion per voi stessi, no? Tipo Zara, H&M, eccetera, hanno chiuso molti negozi per in favore dell'online. Allora, io volevo un po' capire come vede lei il settore di questa delle diciamo delle catene della moda a un prezzo accessibile, e se poi secondo lei alla fine compreremo tutti online? No, allora diciamo, per me il tema è quello di una grande evoluzione nei comportamenti che prevede che rispetto al passato sia insorto un ulteriore modo di comprare. Si compra anche in online. La geografia e le esperienze internazionali ci insegnano che esistono differenze enormi tra paese e paese. Ci sono culture anglosassoni o paesi del nord dove l'online è arrivato a rappresentare il 30-35% del mercato, paesi della parte più mediterranea dove rappresenta il 4-5% del mercato. Noi facciamo parte di questa situazione. Poi c'è un tema di posizionamento, l'online è più idoneo a avere un senso economico per chi lo gestisce come business, non solo per il cliente finale, quando si parla di prezzi medio-alti, ha meno senso economico quando si tratta di prezzi più bassi. Questo perché l'incidenza dei resi nell'online è enorme. Pensiamo che in Germania, dove noi vendiamo attraverso dei marketplace, Zalando per esempio, i tassi di reso che Zalando ci comunica essere statisticamente medi per quel paese nell'abbigliamento donna sono intorno al 50%. Quindi immaginiamo il tipo di anche diciamo assurda, a mio giudizio, diciamo vita che fa questo prodotto, che viene venduto, poi viene restituito, perché tipicamente si comprano tre taglie, la small, la medium e la large, tanto il trasporto è gratis per ora. Poi è chiaro che anche le società che perdono tanti soldi nell'online dovranno cambiare comportamenti. Oggi c'è ancora una fase di scrematura del mercato in cui le società che fanno e-commerce spingono per cercare di buttare fuori altri attori e sostengono anche dei costi elevati. Io credo che alla fine si assesterà tutto in un'equilibrata diciamo ripartizione di ruoli. L'online sarà molto importante per i prodotti dove il prezzo è molto confrontabile. Compro un paio di Adidas, ormai è prassi che il ragazzo va nell'online, vede il modello, il prezzo e cerca di trovarlo al prezzo più accessibile. Chi invece è proprietario di un marchio e quindi vende un prodotto che è suo, e in particolare nell'abbigliamento, dove è anche importante provarlo, toccarlo, valutare la qualità del tessuto, tutti gli analisti, dagli americani agli europei, prevedono che l'online rappresenti e rappresenterà una quota rilevante, ma ovviamente il commercio fisico rimarrà e rimarrà la parte prevalente. Il vero tema, la parola magica, che non è una parola abusata solo perché piace dirla nei libri di marketing, è la multicanalità. Oggettivamente le aziende si devono attrezzare per essere in grado, almeno la mia, io più che insegnare agli altri devo cercare di imparare per me, devo attrezzarmi per essere sempre più capace di avere una multicanalità completa, che vuol dire che io devo essere rilevante, OVS deve essere rilevante per i clienti interessati a OVS, qualsiasi sia il punto di contatto che il cliente sta usando, che sia il suo palmare, il suo desktop, il giornale, la rivista, la pubblicità nelle stazioni o i negozi.
Proprio ieri hanno riaperto i negozi nel Regno Unito e ci sono state code chilometriche proprio davanti, tipo Primark, che se non sbaglio non vende tra l'altro online, quindi Zara, ai vari retail. Ora però la distribuzione adesso deve affrontare un problema, perché c'è tutto il tema di sanificare sia i locali, sia i prodotti che vengono indossati. Allora, indossati, provati, toccati. Volevo capire voi come OVS come vi siete organizzati. E in secondo luogo, prima accennava al fatto appunto della riapertura in Italia dei negozi, che tipo di risposta avete avuto da parte dei vostri clienti? Allora, parto dalla seconda domanda perché è collegata al primo commento che lei ha fatto. Noi siamo sempre appassionati delle cose che capitano agli altri. Io posso dirle che ho avuto code non chilometriche, ma decametriche fuori dai miei negozi quando abbiamo riaperto. E naturalmente non le ho avute chilometriche perché, a differenza di Primark, che ha negozi da 6, 7, 8, 5.000 metri l'uno, io ho negozi da 800, da 1.000 metri l'uno. Però fuori Roma io ho molte foto di negozi che hanno riaperto il 18 e per 2 o 3 giorni hanno avuto le code fuori. Quindi rispondo alla domanda come sono andate le vendite. Allora, le vendite sono andate benissimo nelle prime giornate. Segno che il mio posizionamento, e quindi qui torniamo al tema fast fashion, il mio posizionamento non è tanto e non è solo fast fashion, ma è soprattutto un prodotto di prima necessità che io cerco di fare bene, noi cerchiamo di fare bene in modo che quando una ragazza ha bisogno di un prodotto moda o un ragazzotto ha bisogno di un prodotto moda, trovi quello che lui cerca e che per lui rappresenta la moda del momento. Quindi se oggi vai camouflage devo ancora averlo. Ma al tempo stesso io vendo prodotti che cerco di fare al meglio, cioè se chiamo Massimo Piombo a farmi l'uomo e a farmi da supervisore artistico, Massimo Piombo, credo, io mi compro le giacche di Piombo da prima di conoscerlo, ce ne avrò 20 di giacche, le consideravo le più belle giacche fatte al mondo. Se adesso Piombo lavora per noi da mattina a sera è perché io credo che si possano fare abiti a prezzo accessibile anche con grande talento e con grande qualità, quello che cerco di fare. Ma al tempo stesso non siamo così esposti probabilmente alla schizofrenia, no? Di chi compra per puro piacere, che allora magari va a fare le code perché è da tanti mesi che non si è tolto la soddisfazione. No, da noi hanno fatto le code perché venivano le mamme a comprare prodotti per i bambini anche e ne avevano un radicale e oggettivo bisogno. Quindi le vendite sono andate bene, poi tutto si sta rinormalizzando, cioè mentre nei primi giorni venivano pochissime persone, avevamo il 70% in meno, ma compravano al 90%, una volta che entravano, compravano, quindi venivano per comprare. E lo scontrino medio era doppio rispetto al normale, il che l'equazione la portava ad essere un segno più sull'anno scorso. Oggi, nelle ultime 2 settimane, la situazione si è normalizzata. Siamo a un legno meno leggero sull'anno scorso, ma l'anno scorso, nei primi di giugno, purtroppo vado nel tecnico, vista la domanda. Avevamo fatto dei numeri enormi perché venivamo da un maggio piovoso e freddo. Quindi, secondo me, stiamo assistendo gradualmente a una rinormalizzazione. Viene comunque un po' meno gente in negozio. Oggi abbiamo circa un 20-25% di traffico in meno che spende di più e converte di più. Credo che andremo a una graduale normalizzazione orientata a un segno meno, comunque, perché prevedo che ci sarà un segno meno, non solo perché si va a comprare più nell'e-commerce. Vedo che la gente abbastanza superato, e adesso vado alla seconda domanda, alla seconda parte della domanda, il tema della salute, ma perché la gente ha meno soldi in tasca. Cioè, se da 3 mesi la gente in questo paese non prende la retribuzione perché la cassa integrazione non arriva ed è lasciato alle aziende il compito di fare il loro lavoro al di là di quanto invece dovrebbe essere fatto dallo Stato, è chiaro che essendoci meno soldi in tasca si andrà anche a fare meno acquisti. Per quanto riguarda la sanificazione dei capi, noi abbiamo provveduto all'inizio con una policy estremamente rigida. Siamo stati, io stesso sono stato attaccato dai miei attaccati, diciamo, uso un termine esagerato, un po' contestato dai miei collaboratori che avrebbero voluto un po' di tolleranza in più. C'è un po' di demagogia in giro per il mondo. Io ho cercato di considerare una cosa.
Nella grande incertezza che regnava nei primi giorni post lockdown, io ho preteso che i capi provati non venissero rimessi in vendita, punto, proprio non li rimettevo in vendita finché non riuscivo a ottenere, ed ero l'unico a fare così, mi hanno guardato come un matto, ma io mi sono detto, io devo fare così, perché se io stesso non sono riuscito a capire per quanti giorni il virus potrebbe rimanere attivo in un tessuto, perché non lo avevo capito, non posso far finta di niente. Poi invece sono uscite le prime chiarissime pronunciamenti scientifici e anche tecnici, quindi abbiamo gradualmente iniziato a rimettere in vendita i prodotti, però dopo averli igienizzati con un getto di vapore caldo, e stiamo lavorando per introdurre nei nostri negozi dei macchinari a ozono che ci consentano in futuro di procedere per default a una sanificazione automatica, diciamo, del prodotto, perché è anche vero che sanificarli con il vapore vuol dire lasciare all'operatore il compito diciamo, di far bene il suo lavoro. Io non lo faccio prima delle 24 ore, quindi siccome abbiamo avuto evidenza scientifica che il virus non può durare oltre le 16 ore, però sai, qui i virologi, ognuno ha detto la sua, quindi io preferisco prendermi un margine di tolleranza. Li rimetto in vendita dopo averli sanificati e il giorno dopo comunque. Abbiamo chiuso un camerino su due, abbiamo messo i gel dappertutto, mascherine dappertutto, eccetera, eccetera. Ma qui si pone un tema per la distribuzione indipendente, però voi nel passato avete acquisito anche diverse catene. Io volevo capire se ci sarà un ulteriore consolidamento del mercato, proprio perché, anche perché non solo sono stati chiusi i negozi, ma adesso siamo di fronte a dei costi maggiori per i negozi, quindi a una complessità maggiore. Quindi come vede l'evoluzione del mercato italiano sotto il profilo proprio della resistenza o meno dei negozi, del consolidamento? Lo vedo. Voi siete quotati anche come azienda? Lo vedo in un modo molto articolato, perché il consolidamento ci sarà se ci sarà qualcuno che sopravvive ed è in grado di consolidare gli altri. Quindi io devo fare questo lavoro, l'ho fatto da 15 anni, io ho consolidato il mercato italiano, noi siamo partiti con il 2%, oggi abbiamo l'8%. E prima del Covid credo di essere l'azienda italiana di medio-grandi dimensioni nell'abbigliamento, nel posizionamento nostro, ovviamente non mi confronto con chi fa un altro mestiere che è il lusso, ma con i migliori KPI di performance finanziarie, economiche. Diciamo cosa vuol dire KPI. Vuol dire che avevamo un EBITDA superiore al 12% in un mercato in crescita, con un valore assoluto di 156 milioni su 1,3 miliardi di fatturato, e con una posizione finanziaria netta di circa 300 milioni, quindi neanche due volte l'EBITDA, che vuol dire che abbiamo fatto un 2019 strepitoso in crescita sotto tutti i punti di vista, nonostante un mercato in calo. Quindi ci presentiamo pre-Covid, diciamo, nelle migliori condizioni per continuare a ipotizzare il consolidamento. Noi abbiamo acquisito aziende come UPI, ma abbiamo acquisito aziende come Iana, come Bernardi, e abbiamo salvato molte persone. Ovviamente non è che facciamo i benefattori di mestiere, l'abbiamo fatto perché l'Italia è molto più frammentata rispetto agli altri paesi europei, e quindi la domanda è certamente attuale. Possiamo continuare in questa situazione di maggiore difficoltà di gestione a immaginare che le aziende italiane rimangano efficaci, performanti, pur essendo non grandi? Sì, se sono aziende di nicchia, sì, se hanno un valore aggiunto particolare da proporre. Quindi paradossalmente, se sono anche molto piccole, quindi meno popolari, sì, ce la possono fare, perché possono rimanere legate al talento, no? Il talento riesce a farsi breccia, per fortuna, spesso al di fuori degli schemi. Quando però diventi più grande e ti rivolgi a masse di clienti come noi e come altri dei nostri concorrenti, a questo punto la taglia diventa importante, non solo perché puoi comprare meglio, puoi sviluppare meglio, ma perché puoi attrarre talenti, perché puoi investire più in marketing, perché puoi investire in negozi, nel rifacimento dei negozi, puoi investire in tecnologia, in digitale. Quindi purtroppo temo di sì, temo che si aprano, che inizi un percorso di consolidamento, diciamo, accelerato dalla crisi. Ci sono già aziende che si trovano in situazioni di difficoltà e devono trovare una nuova casa, sperando di trovarla, perché poi il problema vero è
speriamo che ci sia un consolidamento, e qui credo che anche lo Stato debba cercare di fare la sua parte per favorirlo, visto che l'Italia soffre endemicamente di un sottodimensionamento delle sue imprese e tutti i settori, e la moda è un settore importantissimo, a volte viene diciamo trascurato. Ascoltavo finalmente alla radio stamattina un intervento di un parlamentare, si chiama Cancellieri, non mi ricordo nemmeno il nome, adesso mi scuso con lui in particolare per citarlo in modo improprio, ma ho sentito che parlava di moda, perché ogni giorno in televisione, nei giornali, si sente di sì, è necessario sostenere l'industria dell'auto. Fantastico. Poi si sente che in televisione gli stessi politici che sostengono questa cosa dichiarano, beh sì, l'auto ha 400.000 occupati. L'altro giorno a Quarta Repubblica due personaggi importanti citavano questo numero, 400.000 occupati. Beh, la moda ne ha 600.000, però c'è una piccola differenza. La moda è prevalentemente, ci sono le eccezioni, Zara che ha il 3% del mercato, 4% del mercato, 4% forse, importantissimo, H&M 3%, ma c'è una Benetton che ha un altro 3% per dire, c'è un OVS che ha un 8%, c'è una Piazza Italia che ha un 2%, c'è, non lo so. In Italia l'abbigliamento è fatto dagli italiani. Quindi, no, infatti... Io mi permetto di interrompere, perché noi stiamo facendo questi incontri proprio per spiegare l'importanza di questo settore. E io voglio appunto sottolineare che da leader, ahimè o ai noi, ma insomma questo sono capace di fare, e quindi questo ho fatto. Cioè, ho portato alla leadership un'azienda, cercando di fare il meglio che ho potuto, dando gli abiti più belli, oggi più sostenibili. Noi abbiamo introdotto dei KPI, di nuovo, dei parametri di trasparenza. Per me la parola magica è trasparenza, nemmeno sostenibilità. Cioè sì, sostenibilità, ma ancora di più trasparenza, cioè il coraggio di dire cosa c'è in un mio prodotto. E oggi tu trovi nel mio prodotto la provenienza, il fornitore che lo ha fatto, quanta acqua è stata consumata per produrlo, quanto CO2 è stato consumato per produrlo. Quindi 1 miliardo di attenzioni giuste dovute all'ambiente. Però non possiamo dimenticarci che se parliamo di sostenere il ricambio delle auto, il 75% del mercato e di chi beneficerà di questo ricambio sono imprese straniere. Allora non capisco perché mettiamo sempre al centro dell'agenda l'importantissimo settore automotive, per carità, nessuno vuole togliere nessun diritto, che è appannaggio di un'unica azienda italiana, ce n'è una. Mentre in Italia, nella moda, che ha più occupati dell'auto, secondo i dati che... Sì, sono circa 600.000. 600.000. Che ha più occupati dell'auto, non solo andiamo ad aiutare una filiera, io non voglio dire chi è più importante come filiera, sennò facciamo la guerra fra chi sta soffrendo, è meglio che ci uniamo e lavoriamo insieme, ma è almeno altrettanto importante che non quella dell'auto. Però c'è un aspetto che non viene mai rappresentato. Se la filiera è importante, e forse anche di più, parlo della filiera degli addetti, la filiera monte, c'è un altro tema. Aiutando l'auto aiuti un'impresa italiana e n aziende estere, che sono il 75% del mercato. Aiutando l'abbigliamento, e poi possiamo, se abbiamo tempo, ragionare su come... Purtroppo pochissimo, ho delle domande anche degli ascoltatori. Tu aiuti delle imprese italiane, degli imprenditori italiani, della progettualità italiana, della creatività italiana. Quindi dare soldi all'abbigliamento vuol dire darli ad Armani, Dolce Gabbana e 100 altre aziende del lusso, poi vuol dire darli ad OVS, Piazza Italia, eccetera, altre aziende, o Calzedonia, che è leader mondiale dell'intimo. Cioè, io preferisco aiutare un settore che rappresenta una filiera importante, ma è anche tenuto in piedi da aziende italiane. No, no, infatti noi stiamo facendo tutto questo, questi incontri, proprio per raccontare un mondo che a volte è visto soltanto per un aspetto glamour, ma ha dietro invece una industria molto importante. Ho due domande degli ascoltatori prima di passare ai nostri ospiti successivi. Elena Altieri chiede: come si prospetta nei prossimi anni la figura degli agenti nel settore moda? Chiedo delle risposte veloci. Allora, contrariamente al pensiero comune, io parlo di quello che conosco io, quindi del mio settore. Secondo me possono diventare più importanti che nel passato, e quindi io la invito a cercarmi, a chiamarmi,
per vedere se c'è uno spazio per inventarci. Siccome qui dobbiamo reinventarci molte cose, io credo moltissimo nella microimprenditorialità. Quindi la persona motivata che ha un portafoglio di idee, di clienti e gestisce il territorio, quindi invito la signora che ha fatto la domanda a farci viva. Ok, un'altra ascoltatrice di Serena Gambaro, o Gambaro credo, chiede quali sono i trend del seconda mano, appunto, del seconda hand, in particolare in questo momento, se c'è un trend in crescita secondo lei. Allora, i trend, ce lo dicono le riviste specializzate, sono in crescita planetaria, soprattutto per il lusso, nel senso che è chiaro che una persona che ha desiderio di vedere nella moda un modo per, diciamo, rendersi meritevole di attenzione, oltre che per il suo essere bella di per sé, anche per quello che si mette addosso, comprarsi un abito di Chanel anziché uno di OVS può essere sicuramente motivante. Chiaro che l'abito nuovo di Chanel in Italia non se lo può permettere nessuno, quindi quando parliamo di glamour... Non proprio. Sì, vabbè, insomma... No, scherzo, dai. Io parlo di pane e farina, non parlo di salmone Sokai. Chiamano il pesce, però il salmone Sokai magari lo mangiano in meno. Quindi io credo che il trend dell'usato sia un trend internazionale, è un trend di crescita anche in Italia, non è per tutti. Non è un trend che interessa particolarmente a me, altrimenti io direi che lo faccio solo per aver messo il tick mark nell'ennesima sollecitazione, no, che mi viene posta. Io vendo abiti con uno scontrino medio di 50 euro, di 30 euro. Il prezzo medio dei miei vestiti, considerando anche la quota del bambino, è inferiore ai 20 euro. Quindi cosa mi metto a fare? Usato di questa roba? No. Però certamente il trend c'è ed è un trend che si interfaccia anche con un tema importante di sostenibilità. Il nostro è un settore inquinante, lo è. Molto. Quindi io sono molto convinto che dobbiamo anche noi, e per questo quando tu ti riferivi al fatto che prendo le distanze dal fast fashion, sottolineo questo, io credo che noi e molti altri faranno sempre più attenzione nel far durare di più i propri capi. Credo che la gente cercherà di comprare meno quantità e più qualità, questo è un elemento secondo me auspicabile e importante. Io voglio orientare la mia, che è la più grande, la nostra, diciamo mia e dei miei soci, che è la più grande azienda italiana, a orientarsi in questa direzione. Quindi voglio giacche più belle, voglio giacche che durino di più, voglio più funzioni e meno abiti usa e getta, e voglio più materie naturali, voglio più cashmere, già è successo così l'anno scorso e ci è andata benissimo. Quindi secondo me questa crisi porta anche, spero, credo, immagino, i nostri italiani, i nostri clienti a cercare dei consumi più razionali, più sostenibili, più durevoli e meno effimeri, se vogliamo, quindi un po' meno fast fashion, un po' meno usa e getta e un po' più attenzione alla qualità di quello che si fa. Ah, avevo delle altre domande, ma poi te le mandiamo. Io direi l'ultima cosa che non mi ero accorta, e che poi ci sarà anche il tema della, perché di un prodotto che costa molto poco ha il rischio di diciamo pagare molto poco chi li produce, no? Quindi ci sarà un tema di no. Sono proprio, no, questi sono luoghi comuni da sfatare, sono proprio errori micidiali. Non pensate questo, perché questo è sbagliato. Io produco in fabbriche dove nomi del lusso, non del bridge, del lusso producono. Non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma se qualcuno avesse voglia di sfidarmi, io gli direi: ma che mi dici? Nella stessa fabbrica si producono importanti nomi del lusso e prodotti di Zara, di H&M, di OVS. Ci sono paesi in Cina che sono costruiti intorno alla fabbrica. Quindi non la fabbrica che è una diciamo emanazione industriale del paese, ma è la fabbrica, il paese. In alcuni paesi ci sono tali competenze e capacità che accontentano tutti. I salari sono quelli tipici del paese. Se io oggi in Bangladesh produco e ho dei costi per addetto inferiori all'Italia, è grazie a questo, al fatto che siamo andati noi e tanti altri in Bangladesh, che oggi l'età media del Bangladesh è salita dai 35 anni di quando io e lei eravamo giovani e guardavamo alla televisione le inondazioni del Bangladesh e morivano sempre, e oggi invece non muoiono più. Quindi questo è veramente un tema da sfattare. Infatti... E dire, le aziende serie
producono dove gli serve in funzione, dove gli serve produrre in funzione del posizionamento che hanno, ma devono produrre con attenzione alla qualità e alla serietà. Nelle fabbriche dove noi produciamo, in molte fabbriche dove noi produciamo, che io ho visto con i miei occhi, ci sono gli asili per le signore, per le mamme. Per i genitori. I genitori, scusa, perché sono politically incorrect. No. Poi ci sono le mense e poi ci sono gli ambulatori, dove viene fatta prevenzione. Bene. Quindi questo bisogna sfatarlo. Bisogna però dire, come giusto, che nel mondo i salari si stanno riadeguando. In Cina stanno salendo. E si stanno anche, a mio avviso, creando i presupposti, ma questo è tutto un altro discorso, per provare a riparlare, e io posso essere il primo ad alzare la mano e a dire, se vogliamo, io ci sono, a far ritornare in Italia alcune produzioni. Io posso, con un ordine che io posso dare di un prodotto, sulle quantità che ci servono, posso giustificare un progetto di reshoring, diciamo, che si basa già su qualche aspettativa commerciale ragionevole. Quindi, da un lato nego che ci sia questa relazione diretta tra basso prezzo del prodotto e basso salario della manodopera. Non pensate che un prodotto bridge o un prodotto di lusso, in qualche caso, fatto in più paesi, dia a chi lo produce un salario unitario superiore a quello di un prodotto vecchio. Non è vero. Ok, avremo, questo qui è un argomento, come dire, centrale, avremmo forse dovuto inserirlo prima, ci sono un sacco di domande, ma ve le manderò perché appunto adesso andiamo avanti e andiamo direttamente dall'altra parte del mondo, perché adesso parleremo con Cristina Fontana, che è responsabile fashion e luxury di Tmall Europa del gruppo Alibaba.